questa sera abbiamo con noi Claudio Martelli, che è stato ministro di Grazia e Giustizia proprio durante il periodo in cui ci sono state le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Quindi vorrei sapere, come prima cosa, qual è la sua opinione riguardo a quelli che sono stati gli esiti dei processi per Borsellino e Falcone, visto che ancora a quanto pare non sono chiari i mandanti di queste stragi. Per quel che riguarda la strage di Falcone, non mi pare che ci siano delle pendenze, per quanto ne sappia io. Certo, io capisco lo spirito delle vittime. Le vittime non sono mai contente della verità, anche se tante volte sono giustificati in questo atteggiamento, perché magari si scopre, come nel caso invece del processo a mandanti e esecutori della strage di Via D'Amelio, Paolo Borsellino e la sua scorta, vent'anni dopo, o meno forse, si scopre che l'intera impalcatura di quei processi era viziata in origine, che i pentiti che si accusarono dissero il falso, e ancora dobbiamo sapere perché si sono assunti la responsabilità di dire il falso e hanno scontato 16 anni di galera in silenzio. In cambio di che cosa hanno accettato un simile sacrificio? E anche se vi sono state, nella strage in particolare di Borsellino, responsabilità di vario ordine e grado da parte di funzionari dello Stato. Io penso di sì, che vi siano state, e lo dissi già allora, responsabilità nell'omissione di tutte le misure di prevenzione che erano state raccomandate sia dal mio ministero, da me come ministro, sia dal ministro degli interni. Se poi ve ne sono state di altre e ulteriori di responsabilità, nel senso di ricerche di accordi parziali o di trattative, un conto è parlare di quello sforzo che tutti gli investigatori fanno di catturare la fiducia dei loro informatori nella parte avversa, nella parte criminale, facendo balenare vantaggi, sconti di pena, misure di sicurezza per chi si pente e per i suoi familiari. Questo, ripeto, appartiene alla fisiologia dei rapporti investigativi. Tu mi dai un'informazione, io ti garantisco qualcos'altro. Cosa completamente diversa è quella che sembra emergere dalle impostazioni accusatorie della Procura di Caltanissetta e di quella di Palermo, e cioè di una vera e propria trattativa tra pezzi dello Stato, ufficiali dei Carabinieri in particolare, e esponenti di Cosa Nostra. Ma questo è ancora tutto da chiarire. Per quanto riguarda aspetti che sono rimasti nascosti, diciamo, per molti anni, per esempio è uscito relativamente da poco il libro di Marco Travaglio, Mani pulite 20 anni dopo. Pensa che questa tendenza, diciamo, a far emergere la verità, chiamiamola così, dopo così tanti anni, sia anche una caratteristica attuale rispetto a fatti che stanno accadendo in questo periodo dal punto di vista politico? Temo purtroppo di sì. Ne approfitto per una premessa. Marco Travaglio è una mentalità investigativa, è un giornalista intelligente, oltre che brillante. Non è la verità assoluta, non è la Bibbia. Anche in questo libro ci sono degli errori, alcuni li ho ravvisati anch'io, e in generale c'è una tendenza comprensibile ma anche discutibile a sposare al 100% le tesi accusatorie e a non dare il minimo spazio alle tesi difensive o anche alle sentenze che magari in alcuni casi almeno hanno smentito le accuse. Detto questo, io penso che le cose siano molto peggiorate rispetto ad allora, e basti un'osservazione banale. La Prima Repubblica cadde sotto l'accusa di finanziamento illecito ai partiti. Questa era l'accusa principale. Ora si potrebbe immaginare la fine della Seconda Repubblica sotto un altro tipo d'accusa.
e cioè anziché il finanziamento illecito ai partiti, le ruberie dai partiti, caso Margherita, caso Lega, sembrano segnalare che i partiti oramai sono diventati dei taxi in cui si sale, non si paga la corsa, ma si preleva qualche cosa dal taxi stesso. Chiarissimo, quindi pensa che quello che è accaduto in questi mesi sia effettivamente il segno di un punto fermo come è stato quello della Prima Repubblica, quindi si tratta effettivamente della fine della Seconda Repubblica? Io credo che siamo ben oltre, cioè il discredito che pure investì anche la Prima Repubblica negli anni 92-93 non ha mai toccato i livelli che tocca oggi. I dati che dicono che i partiti oggi hanno la fiducia tutti insieme del 2% dell'elettorato erano inimmaginabili persino nel momento più acuto della scoperta degli scandali di Tangentopoli. Ma sono confronti che lasciano poca consolazione. Quella Repubblica era certamente arrivata al capolinea, doveva essere riformata. Il modo in cui è stata riformata, cioè attraverso, affidando tutto all'azione non dei giudici ma delle procure, grida in parte ancora vendetta, e sicuramente quel modo è tra le cause principali dell'aborto della Seconda Repubblica, perché è nata in mezzo alle macerie, in mezzo alle violenze, in mezzo anche alla unilateralità di indagini che hanno colpito solo praticamente i partiti di governo e salvato i partiti di opposizione o addirittura antisistema, i quali non avevano una diversità morale come pretendevano di avere, e quel che accade adesso lo dimostra ampiamente. Già da molti mesi si respira un clima di antipolitica che si potrebbe anche in realtà declinare come antipartitismo. Secondo lei come sarà possibile effettivamente una rinascita per i partiti alla luce anche di quello che è accaduto in questi mesi? Io penso che innanzitutto bisognerebbe avere almeno alcune idee chiare. Allora, si parla molto e si è parlato in continuazione, soprattutto in Italia, di separazione dei poteri. Si pensa sempre al potere politico e al potere della magistratura. Questi poteri devono restare separati. Ma all'interno stesso dell'esperienza politica ci sono due poteri diversi che anch'essi dovrebbero essere separati, perlomeno secondo i classici della democrazia, da Montesquieu sino a Smith. Deve esserci separazione tra il potere esecutivo, cioè il governo, e il potere legislativo, cioè il Parlamento. Invece in Italia questa confusione è totale. È vero che anche in Inghilterra il governo è un governo parlamentare, ma lì contano più che le buone o le cattive leggi, le buone consuetudini, le buone tradizioni, su quello che si fonda la democrazia inglese. Non tutto è scritto, non c'è neanche una Costituzione in Inghilterra. In questo senso l'esperienza del governo Monti potrebbe essere utilizzata al meglio, tesaurizzata. Che cos'è che piace di Monti? L'idea che il governo tecnico sia fatto da persone competenti e imparziali, cioè non legate a un partito. Bene, questa esperienza potrebbe essere utilmente resa perenne, permanente. In che modo? Stabilendo, per esempio, l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e quello di ministro. Non si deve vietare ai parlamentari di diventare ministri, ma se diventano ministri devono dimettersi dal Parlamento, perché non si può essere contemporaneamente rappresentanti di una parte in Parlamento e ministri in nome di tutto il popolo italiano e quindi tenuti alla imparzialità, oltre che si spera competenti, quando fanno i membri del governo. La stessa persona non può giocare due ruoli così diversi, vorrei dire opposti. Per quanto riguarda invece il ruolo del giornalismo, qual è stato secondo lei l'influenza che ha avuto anche nel determinare la situazione in cui effettivamente siamo adesso per quanto riguarda l'antipartitismo e la sfiducia totale che c'è nei partiti in Italia? Ma questa domanda avrebbe avuto, come dire, più argomenti pro e contro, risposte pro e contro
se riferita alla prima repubblica. Riferita alla seconda repubblica mi pare che si sfondi una porta aperta, cioè quale legittimità può avere un personale politico che è fatto tutto da nominati e non da eletti dal popolo? Queste cose io le ho scritte da 10 anni e mi è costato anche di perdere il lavoro. Avevo una rubrica in un settimanale importante e quando ho invitato nel 2006 e nel 2008 gli elettori a non votare, non partecipando a un gioco truccato, perché è truccato un gioco in cui i candidati, gli eleggibili, sono stati già scelti dai vertici dei partiti, sono stato tranquillamente esonerato dal mio incarico. Quindi anche nei giornali c'è una certa colpa. La colpa è stata quella di essere complici di un sistema che è fradicio ed è sbagliato nelle fondamenta. Elegge il Parlamento attraverso partiti che non celebrano i loro congressi democratici, che non hanno per legge delle regole per le elezioni primarie, in cui non c'è il voto di preferenza. Beh, questo è un gioco truccato in origine e i media avrebbero dovuto denunciarlo e non dargli tregua, senza aspettare che da solo arrivasse a naufragare come la Concordia si chiamava la nave. Sì, Costa Concordia. La Costa Concordia. Un'ultima domanda, per quanto riguarda invece il conflitto di interessi, che in Italia sembra essere quasi un qualche cosa di permesso, mentre nel resto d'Europa è severamente punito non appena emerge. Secondo lei quale potrà essere la strada per arrivare almeno a livelli europei da questo punto di vista? Applicarlo. Certo, c'era il caso clamoroso di Berlusconi, il più clamoroso caso di conflitto di interessi, però non era il solo. E altri non sono meno gravi, cioè l'avvocato che continua a esercitare la sua professione e si procaccia la clientela grazie anche alla fama che ottiene come parlamentare è in totale conflitto di interessi. Il medico, dottore, chirurgo che continua a esercitare la sua professione essendo parlamentare e aumenta la sua clientela, il suo prestigio, i suoi scatti di carriera in questo modo è in totale conflitto di interessi. Ma chiunque riceva un contributo da parte dello Stato in quanto parlamentare e contemporaneamente continua a svolgere la sua precedente professione è in conflitto di interessi. Questo deve essere reso inammissibile. Chi esercita il mandato parlamentare per la durata del mandato deve fare quel lavoro per cui è pagato con denaro pubblico. Quindi, secondo lei, chi intraprende la carriera politica dovrebbe svolgerla per un periodo limitato di tempo e poi ritornare alla propria professione? Sicuramente no? Sì, non lo dico per vantarmi, l'ho sempre pensato e anche se non ci fossi stato sospinto dalle vicende giudiziarie, avrei deciso comunque di interrompere l'attività politica, perché non esistono, in democrazia almeno. Cosa diversa è se si lotta contro la tirannia, allora finché uno non l'ha battuta è giusto che continui a battersi. Ma in democrazia, dove non esistono queste condizioni di minaccia alle libertà fondamentali, nessun uomo politico dovrebbe durare più, specialmente quelli che hanno ricoperto i massimi incarichi. Una volta fatta l'esperienza di governo, si conclude, non è che si aspetta un ciclo per poi ritornare a fare la stessa esperienza di governo. Questo francamente immiserisce la politica, impedisce ogni rinnovamento e ricambio interno. Dottor Martelli, io la ringrazio davvero tanto di essere stato qui con noi stasera, è stato veramente un grande piacere. Un piacere mio. Arrivederci.